Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi vi mostro il mio set completo di Pokémon Go. Nell'ultimo video vi avevo mostrato il metodo che utilizzo io per completare i set di carte. Nel caso ve lo siate perso vi lascio il link sia in descrizione sia nell'angolino qua in alto. E adesso le carte sono finalmente tutte arrivate a destinazione e possiamo finalmente andarci a gustare la collezione completa. Bene, eccoci qua con il binder e prima di iniziare vi ricordo come sempre, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi, di lasciare un mi piace a questo video, non dimenticatevi di attivare la campanella e che mi trovate anche su Instagram. Come ultima cosa, se siete interessati a questo tipo di binder o alle sleeve che uso io, quelle ad inserimento laterale che uso per la prima slivatura, in descrizione da adesso trovate tutti i link dei prodotti che uso. Ma adesso possiamo partire. Qui abbiamo il solito sleeve decorativo presente nell'ITB del set e partiamo come sempre con i Pokémon di tipo erba. Abbiamo Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Il Venusaur lucente che ho trovato off camera, ho aperto altre tre collezioni delle squadre off camera che sono state veramente vergognose, su 18 pacchetti è saltato fuori solo questo Venusaur lucente e l'Executor di Alola Full Art, tra l'altro nello stesso pacchetto, quindi su 18 pacchetti 17 più o meno vuoti, c'era dentro solo qualche V. E l'unico pacchetto contenente qualcosa che mi serviva era appunto quello con Venusaur ed Executor. Qui abbiamo Executor V, abbiamo Spinarak, Ariados, la linea evolutiva di Charmander con anche il Charizard lucente, Moltres, Numel, Camerupt, Squirtle, Wartortle, Blastoise. Blastoise lucente, che anche questo non l'ho trovato nei pacchetti, ma questo ho avuto la fortuna di riceverlo in regalo assieme a un'altra carta che ho comprato. Ho comprato il Rayquaza V Alternative di Evoluzioni Eteree e il tipo che me l'ha venduto mi ha mostrato anche altre carte e mi ha detto queste te le metto dentro il regalo e fortunatamente c'era dentro il Blastoise lucente e il Conkeldurr Full Art che andremo a vedere alla fine. Abbiamo poi Slowpoke, Slowbro, Magikarp e Gyarados, Lapras, Articuno, Wimpod e Golisopod. Iniziamo il tipo elettro con due carte di Pikachu, una non olografica e una olografica, e poi abbiamo Zapdos. Qui abbiamo poi il protagonista del set, raffigurato anche sull'ITB, Mewtwo e Mewtwo Viastro, Natu sulla spalla dell'allenatore, Xatu, Lunaton, e un Sylveon con un regalino per l'allenatore. Abbiamo poi il tipo lotta con Onix, Larvitar, Pupitar, Solrock e Conkeldurr, che questo l'ho ricevuto tramite scambio. Abbiamo poi il tipo buio con Rattata, Eradicate di Alola e Tyranitar. Abbiamo poi il tipo acciaio con Steelix, ma i pochissimi Pokémon perché questo set non è grandissimo, Meltan, iconico Pokémon di Pokémon Go, Melmetal, Melmetal V e il VMAX. Unico Pokémon di tipo drago, Dragonite, con questa versione V che lo raffigura in maniera molto molto aggressiva rispetto a come siamo abituati a vederlo di solito, la sua versione Viastro, e poi abbiamo i Pokémon in colore, partendo da Chansey, Blissey, in palestra, di cui è un ottimo difensore perché anche con pochi punti lotta è abbastanza difficile buttarlo giù. Abbiamo poi il Ditto, la carta veramente novità di questo set. Qui abbiamo la versione, diciamo, spelata e qui abbiamo tutte e tre le versioni del Ditto nascosto, come accadeva in Pokémon Go durante l'evento dedicato a questo rilascio del set di carte. Abbiamo poi un Eevee in versione plastilina, Snorlax, Aipom, Ambipom, Slaking in versione V. Anche questo, se dovete scegliere un Pokémon da mettere nelle palestre da difesa in Pokémon Go, o c'è Blissey o c'è Slaking, che è un'altra ottima alternativa. Anche lui difficilissimo da buttare giù. Abbiamo Bidoof, Bibarel,
che è fotobombato da Smeargle, proprio come accade ogni tanto nel gioco. Pidav, Tranquil e Unpheasant. Iniziamo poi le trainer con i capitani delle squadre Blanche e Candela. Spark l'hanno messo alla fine. Sarebbe stato bello averli tutti e tre, ma da poco ho scoperto che le trainer sono messe in ordine alfabetico, quindi Spark, avendo la S, va alla fine. Abbiamo poi l'incubatrice, il modulo esca, Pokéstop e la caramella rara. Ultima carta, il capitano della squadra istinto Spark, e poi passiamo alle full art. Abbiamo Exeggutor, abbiamo l'altart di Mewtwo, perché la sua full art viene data come promozionale all'interno dell'UTB. Questa carta molto molto iconica di quando è stato rilasciato Pokémon Go e tutti si ritrovavano in questo trailer a Times Square dove c'era Mewtwo e partiva il ride. Quindi è proprio questa rappresentazione molto iconica del primo trailer di Pokémon Go. Abbiamo il Conkeldurr V, anche questo l'ho ricevuto insieme al Blastoise per l'acquisto del Rayquaza, Conkeldurr V versione Altart in palestra, Melmetal V, carta che a me piace tantissimo, soprattutto vedere questo gigantesco Melmetal e il micro codino di filo elettrico è abbastanza divertente da vedere. C'è poi Dragonite, che purtroppo questa è un po' ripetitiva perché Dragonite ha già avuto una full art in evoluzioni etere. Sarebbe stato un pochino più piacevole magari trovare come protagonista un altro Pokémon, però anche questa carta nel complesso è molto molto bella. Slaking, versione un po' gorilla che si sta chiedendo cosa stia succedendo mentre si gratta la testa. E come ultima abbiamo ricerca accademica col professor Willow. Qui le full art dei capitani ci sono solo in versione Hyper, perché le loro versioni full art normali si trovano all'interno delle collezioni delle squadre, cosa che almeno riduce il numero di full art presenti in questo set. Questa carta, tra l'altro, bellissima con il professor Willow con un Meltan sulla spalla. Abbiamo poi le hyper, iniziamo con Mewtwo V Astro e Melmetal V Max. Seguono poi l'ultimo dei Pokémon, Dragonite V Astro, e poi abbiamo le quattro trainer, i capitani più il professore. Quindi abbiamo Blanche, Candela, Professor Willow e Spark. Come ultima abbiamo la gold di Mewtwo V Astro, dell'incubatrice e del modulo esca. Bene, siamo arrivati alla fine anche con Pokémon Go. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa espansione e soprattutto a che punto siete con la vostra collezione. Io sono molto molto soddisfatto di averla completata e come consiglio quello che vi posso dire è quello di non concentrarvi troppo sugli spacchettamenti. Questo perché le carte di questa espansione si riescono a trovare anche a dei prezzi che non sono troppo elevati, ad eccezione delle due o tre come il Mewtwo Gold e l'Altart e quant'altro. Quindi non spacchettate troppo, altrimenti vi ritrovate con una valanga di doppie che sono poi difficili da smazzare. Nei prossimi video, in attesa di spacchettare qualcosa di nuovo, andremo a vedere in dettaglio come funzionano le wishlist e lo shopping wizard di Car Market e andremo a vedere anche l'aspetto economico del completare una collezione, dove vi mostrerò esattamente quanto ho speso per completare Pokémon Go. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia anche oggi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi, di attivare la campanella, di lasciare un like, di seguirmi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.